Presidente, allora una 2 giorni molto importante nella quale si cercherà di comprendere quelli che sono gli aspetti normativi legati alla professione dell'amministratore condominiale, ma soprattutto con dei corsi di aggiornamento. Sì, e questa prima 2 giorni segna l'inizio di un percorso formativo che prevede 32 ore di crediti formativi. Di cui 15 sono espressamente previsti dall'articolo 71 bis delle disposizioni di attuazione del Codice Civile e dalla DM 140/2014, che sono necessari per l'esercizio della professione. Quindi, se non si provvede ad adempiere a questi crediti formativi, chiaramente non si può esercitare l'attività di professione. Altri 13 sono invece previsti dallo Statuto ANACI e quindi ricompresi in un unico percorso formativo, perché senza i quali ANACI chiaramente non consente l'iscrizione a chi ne fa espressamente richiesta. Quindi questo perché? Perché ANACI mira con questi corsi chiaramente a far sì che il proprio iscritto in sostanza si ponga sul mercato da professionista serio, competente, e quindi e questo chiaramente rappresenta una garanzia per l'utenza, perché chiaramente sa di potersi rapportare con un amministratore che conosce bene la propria professione. E non solo questo, ANACI ha approvato nell'ultimo congresso straordinario un codice deontologico e di condotta professionale, quindi l'amministratore, oltre ad essere competente, preparato, deve nello stesso tempo essere persona rispettosa, leale e corretta nell'esercizio della professione, sia nei confronti dei propri colleghi, sia nei confronti dell'utenza e dei terzi fornitori. Direttore, una 2 giorni importante oggi all'Hotel Tiziano di Lecce, in particolar modo perché ANACI si rende protagonista con dei corsi d'aggiornamento. Ci parli un po' della sua relazione. La mia relazione riguarda il decoro degli edifici, che è l'argomento principe per far litigare i condomini tra di loro, perché basta non nulla per far sì che un condomino dica no, viene violato il decoro architettonico e quindi crea problemi all'assemblea di condominio. Speriamo che questo andazzo si modifichi e che la gente capisca che il decoro è una cosa e il sfruttare per i fini propri il decoro è un'altra. Dunque si vuole cercare anche di trovare un punto d'incontro tra l'amministratore e il condomino? Questo sicuramente sì, è sempre un punto di forza dell'ANACI. L'ANACI intende proprio, mi si consente l'espressione, tutelare il condomino, nel senso che anche con la modifica che abbiamo avuto recentemente dello statuto del codice deontologico abbiamo inserito tutta la disciplina praticamente che riguarda il codice del consumo, proprio nell'interesse del consumatore condomino. E ovviamente all'interno di un corso di aggiornamento non poteva mancare il tema della sicurezza. Il tema della sicurezza lo tratteremo oggi e subito dopo l'intervento dell'avvocato Tortolici, perché parleremo di recupero sia dal punto di vista strutturale sia dal punto di vista impiantistico degli edifici di interesse storico. Parleremo anche degli edifici storici presenti qui a Lecce, interventi che sono di difficile attuazione in quanto voi potete capire come deturpare tutto il valore storico, la memoria storica degli affreschi, delle cornici, lignee, dei mosaici che sono delle strutture che fanno parte di questi edifici storici. Sono interventi che non devono essere ovviamente invasivi o parzialmente invasivi e che devono garantire, non dico un rinforzo strutturale antisismico, ma perlomeno un intervento decoroso che non faccia perdere il valore storico dei nostri edifici che sono anche di interesse turistico.